non sapevo come spingere. No. Diciamo che prima di fare Giovane Giovane, io ho fatto uscire un album senza fan base. Ok. Cioè, era proprio freestyle, cioè spontaneo. Sì, ho detto lo faccio uscire e poi a Milano se lo ascoltavano tutti i rapper. Mm-hmm. Perché giustamente io essendo amico di rapper, di amici di rapper, dico no, ma guarda quello lì che sta spaccando, sentiti mm-hmm. i suoi pezzi, senza dire nome per fare pubblicità ad altri rapper certo. che sono ancora i miei grandi fan, che però non vogliono darmi il mio credito. No, ma si ascoltavano. Ma noi siamo fan, te lo dico, noi la tua musica ci piace davvero. Vabbè, rispetto. E io per quello che sono qui per te, bro, e come ho detto, non sapevo di fare un'intervista qua davanti alla banca, potevamo anche andare in un bar con il rumore di sottofondo, cioè l'avrei fatto lo stesso. Grande. Sono qui per rispetto, specialmente per la mia gente che si sbatte per un futuro migliore, perché noi dobbiamo influenzare gli altri fratelli a fare lo stesso e non uscire e non buttare soldi e non buttare energie sulle persone sbagliate. Bravissimo. Ma concentrarsi sul proprio futuro e avere tunnel vision.